Benvenuti ancora sempre con la Gaetta, con l'Azzurro. Oggi è il 7 settembre, mancano esattamente 15 giorni alla scadenza del mio visto, ormai dato per scontato che non raggiungerò mai quell'obiettivo. L'Azzurro sarà illegale, è ormai definitivo. Dove siamo? Siamo ancora a Novosibirsk, a 1400 km dall'obiettivo finale, 4500 dal confine. Siamo nella riva di Novosibirsk, poi la gente mi dice che io devo smettere di filmare la spazzatura, ma anche volendo, cioè ragazzi, siamo in un fiume che dovrebbe essere un posto trattato benissimo ed è pieno di spazzatura di ogni genere, di spumanti, di bottiglie di shampoo, la gente viene a lavarsi, guarda le bottiglie, vodka, birre, non è che poi voglio essere io a rompere il cazzo, però è un dato di fatto e i fatti vanno spiegati. Comunque, che cazzo siamo a fare qua? Questo è il punto. Azzurro oggi va in barca. Va in barca sul fiume di come si dice, di questo Novosibirsk, ecco, l'ho dimenticata. Belin, ragazzi. Guardate qua, questi sono denti, eh. Opa. Questo è un reperto storico. Belin, questa è una balena. Smatri? E questa balena, questo è? Ah, this is mandibola. Da, Japonima è mandibola, ma cocai, balshoi, dieve. Ah. È super. This big mandibola, cocai. Balena? Delfina? Нет, это? Да лучше брось, лучше брось ее. Да? Да, у тебя есть? Нет, у меня таких есть, это корова. Это корова? Это корова. E ta carova? Da. O sto e ta carova sdiese? Non mi rola perché mona sdiese? Mi dicono che è una mucca, io mi chiedo cosa ci fa un osso di una mucca qua. Comunque la terra è in barca. Carova. Col moncino, lo stiamo gonfiando grazie alle oscia. E poi ce ne andiamo a fare un bel giro. Temperatura nonostante tutto, stamattina era decisamente fredda. Si è alzato un lieve sole. Che comunque riscalda ancora, nonostante tutto, siamo ancora sui 18-16 gradi, penso. Non c'è un bavo di vento, per cui si sta da Dio. Com'è la situazione? Una situazione di quelle strane. L'Azzurro si è preso una cotta enorme per una ragazza di Tomsk. Cioè, Tomsk, 250 km da qua. Forse ritorna là, forse non ritorna là, bisogna capire un po' com'è la situazione. Comunque, Novosibirsk, se posso dirla tutta... rimane proprio lo spartiacque, la mentalità delle persone, la gente, lo vedi. Novosibirsk è una linea di demarcazione fondamentale, diversa dall'altra parte della Siberia che ho visto finora, o della Yakutia e della come dire, anche del territorio di Magadan. In Novosibirsk la mentalità delle persone è molto, molto occidentale, molto variegata. No? In tutti gli altri posti, diciamo, c'è una cultura generale giovanile abbastanza uguale, più o meno tutti seguono gli stessi standard di musica, si vestono allo stesso modo. In linea generale, ovviamente, poi ci sono sempre le varianti. Guardate che bel posticino. Però in linea generale diciamo che a Novosibirsk si nota la differenza. Si vedono tantissima gente suonare per la strada, tanti dreadlock, punk, c'è un po' di uscita dal coro. Sulle donne cosa c'è da dire? Bellissime tutte come sempre, le siberiane sono strabelle, però devo dire che mi aspettavo di più. Ecco, hanno una mentalità molto particolare siberiana, molto diversa da sicuramente San Pietroburgo, Mosca, e diverso al tempo stesso dalle Yakute o dai ragazzi conosciuti a Magadan. Ovvio che questo è un discorso generale che non è che possa starci troppo dentro, ma tuttavia comunque si notano delle piccole cose che si fa capire quanto il valore della famiglia in Siberia è forte, quanto 20 anni, 22, se è finito il tempo già del divertimento. E ragazzi, non pensate a trovare l'uomo buono da meritarsi. Quindi per la zona non è che ci sono tante speranze,
nella sua età è considerato più che un vecchio, un disgraziato. 29 anni, non aveva ancora una famiglia, è considerato una cosa da cattiva, cattiva reputazione. Ho una cattiva reputazione, va bene così. L'azzurro che ci può fare? Non ci può fare niente. Esce, attenzione, è un più che un mitico. Attenzione, questo lupacchiotto cosa vuole? Via, via. Super sole per l'azzurro. Stiamo montando sul gommoncino. Grazie, sono troppo forti i russi. I russi sono... Io vivrei qua 7 mesi, 8. Cioè, magari l'inverno scappo, però torno... Cioè, non so, è fantastico. Se sei uno straniero in Russia, è una passeggiata. Ieri è stato in un locale di merda, musica schifosa, però tutto gratis. Non ho alzato... Cioè, da uscito di casa, ritornato a casa, non ho tirato fuori un centesimo. Pagato dal taxi all'entrata, ai cocktail, tutto. Per cui, cioè, questa è una cosa che va sottolineata. I russi, quando vogliono, sono delle persone fantastiche. Io non ho mai trovato un paese così ospitale come la Russia. E Novosibirsk è uguale. Sto da Dio, ho trovato persone fantastiche, ho cambiato un paio di persone. Non posso lamentarmi, anzi c'è anche la spiaggia Novosibirsk, non qua perché questo è orribile, però 25 km di qui c'è anche una bella spiaggiona dove, devo dire, d'estate si diverte di brutto. E c'è una bellissima zona universitaria, un bel campus, sempre sui 30 km. L'unico difetto, ecco, manca questa cazzo di metropolitana. Cioè, la metropolitana c'è, ma è una linea morbida come quella di Roma, cioè due linee, una schifezzuola. Dovrebbero almeno infilare una bella metropolitana di 20 km, almeno una linea che vada fino alla zona dei campus universitari, perché mi sembra almeno il minimo. Che dire altro? Temperatura ancora più che accettabile. Gli hanno regalato questo cappellino bellissimo che l'azzurro comodamente ha messo. E niente, vi lascio l'azzurro.